a tutti ragazzi, sciacari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi sarà un video un po' particolare, un test, una prova di video. Perché? Perché oggi, come avete letto anche già dal titolo, oggi mi truccherò, anzi verrò truccato, verrò make-upato da Lucifero, come potete vedere qua l'immagine in sovrimpressione, da Lucifero, ma non sarò io a truccarmi, perché altre fiere mi avete già visto da Lucifero, ma lì mi truccavo io, quindi diciamo un po' a mozziche boccone mi truccavo, ma oggi vi ero truccato più, diciamo, tra virgolette professionalmente, diciamo, perché sarà un'altra persona a truccarmi. Questa persona l'avete già vista ogni tanto in altri miei video, non si fa vedere molto spesso, però questa è una prova, probabilmente la vedrete in altri video, non lo so, vediamo come va sto video. E lei è Michela, vieni qua, la buon Miki. Ecco, non cadere. E sarà lei a truccarmi, ok? Quindi vedrete le mani che usciranno, le mani sulle sue. Solo le mani. Già è tanto. Così. Cosa principale da dire? Ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai. Cosa principale per un maschio di truccarsi è la barba. Fatevi la barba. Fatta bene, primo step la barba. Se avete la pelle delicata come la mia, spendete quella 15 euro di lamette che ne vale la pena, perché così almeno non vi rovinate la faccia ed esce bella liscia come il culo di un bambino. Quindi fatevi la barba fatta bene, mi raccomando, pelo e contropelo, e poi si inizia con il trucco. Questa è la situazione dei trucchi di Rudy, tutti insieme, cioè questo. Tutti si busta di dubbia provenienza. Sembra più un capezzolo, sembra con la spunta. Vabbè. In teoria dovresti dargli piercing, ma tralasciamo questo fatto adesso. Sono la mia firma. Adesso farai il coso così, perché così almeno. Perché sta cosa? Non lo so, così tiriamo i capelli indietro. In teoria le donne tirano i capelli indietro, quindi adesso sei più carino. Adesso sei molto molto bello. Ti metto prima il primer, cosa che non hai mai messo in vita tua. Che serve il primer? Per preparare un po' la pelle allo schifo che ci metti sopra. Seconda cosa, si mette il bianco sulla faccia. Prendiamo le nostre mitiche palette prese da Amazon. Prese una già morta e resuscitata, guardate il bianco. E quest'altro bianco ancora c'è. Lasciamo lo spazio per il trucco sugli occhi. Poi si fa asciugare? Sì, teoria. Prima di mettere un po' della tua magica cipria super bianca. Questa che serve la cipria invece? Un pochino per togliere la lucidità di sto schifo che t'ho fatto. Thank you.
adesso facciamo questi occhi, questi occhi. Molto più sobrio di quello che fai sempre, dai, mettiamola così. Facciamo la guancetta rossa. Vai. Aspetta che si asciuga un pochetto. Facciamo asciugare. Tu c'hai fin troppa fiducia in me. Facciamo asciugare. Vabbè. Setto comprato da me medesimo, guardate com'ha di tutto, guarda, vieni qua. Poi mettiamo la parrucca, ovviamente precedentemente laccata e sistemata questa
la sto mettendo, dovrebbe essere mezza già sistemata perché stava in una busta sistemata bella, però magari una laccata prima, e c'è sempre, prima di entrare in fiera la laccata ci vuole sempre. Quindi mettiamo la parrucca. In questo caso c'ho una parrucca abbastanza naturale, cioè me la so fatta un po' abbastanza naturale, diciamo. Questa la devo un po' laccare di più, sta parrucca, effettivamente. L'ho usata per altre fiere, come avete visto in altri video, quindi questa va un po' laccata. Non è che mi sono un po' storto, sì. Quindi, ok. Prima va un po' laccata, diciamo così, questa è un po' più così, diciamo, però ci sta, la parrucca è lei. Non so se con tutto sto sole, sto sole esagerato, allora, vedete? Questa è la parrucca e poi mettiamo il cappello. Sul cappello c'ho delle piccole chicche da dirvi, perché questo è il cappello. Vediamo, senza sminchiare la parrucca. Questo è il cappello, come potete vedere io al cappello ci ho aggiunto sto teschio strano così, questa mezza mela, questo è il cappello, quindi questo è tutto il trucco con la parrucca e il cappello fatto. Devo dire che ci sta, è un... Vabbè, dai. Ci sta invece, no, mi piace. Visto senza di peggio. Visto senza ero... Eri strano. Ero strano, dice, invece no, ci sta parecchio. Il cappello, come ho detto, è da rifare, e infatti a tal proposito, santo AliExpress, raga, se vi volete fare il cappello di Lucifero, dice, il serpente, come lo faccio, dove lo trovo, non lo so fare, raga, AliExpress, basta cercare Snake Peluche, raga, scrivete in AliExpress Snake Peluche e vi arriva, potete scegliere una marea di colori, ho scelto il giallo dorato, vi arriva questo, ci sono tante misure, questo è quello più grande, raga, è proprio lui, raga, cioè è preciso, raga. Poi il cappello, come ho detto, lo devo rifare, però è proprio lui, raga, è proprio lungo, ci entra proprio in tutto il perimetro del cappello. Questo è il peluche, questo poi con la colla a caldo si vuole cucire come preferite, intorno, vediamo, facciamo una prova così al volo a metterlo intorno, dammi una mano, allora metterlo intorno così. Raga, devo dire che vabbè, mo su sto posto ambaradam, vabbè, con tutto quello che sta sotto, vabbè, ok, però togliendo quello che sta sotto, secondo me, raga, ci sta proprio, perché poi si vede pure, questo è da rifare, però raga, se il peluche ci ho messo parecchio a capire come poterlo fare, bastava scrivere Snake Peluche su AliExpress ed eccolo qua. Vabbè ragazzi, quindi poi vabbè, ho preso il papillon per fare il papillon dorato con la gemma dorata, questa così, e poi cos'altro ci sta, questa è una piccola chicca, diciamo, che anche altri cosplayer hanno usato e io l'ho copiato, perché ci si copia a vicenda, la spilla del serpente, non so se si vede, la spilla del serpente, ragazzi, è molto 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 figa, devo dire, mi piace proprio, la spilla del serpente è bellissima, ci sta qualche altro cosplayer che l'ha usata e ovviamente mi piaceva e l'ho copiato. Va bene ragazzi, quindi vieni qua Michè, salutali se volete essere truccati, se volete essere truccati anche voi, fatemelo sapere nei commenti e poi vi trucca lei. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, fatemi sapere qua sotto quali altri make up di cosplay possono esservi interessanti. Ci sta, in lista ci può essere Majin Vegeta, Buggy,
hai detto Jojo, ci può essere. Sì, beh, ti faccio da Jojo sicuro. Faccio da Jojo, ci può essere prima o poi. Comunque ci stanno un po' di make-up, cosplay interessanti da poter fare. Vabbè ragazzi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Shogarii.